Ciao a tutte ragazze, bentornate con un nuovo video. Allora, nel video di oggi volevo mostrarvi alcune creazioni, chiamiamole così, che ho fatto insomma in questi giorni. Mi sono incimentata, ho sbaragliato, ho ritagliato, ho bucato, ho fatto un sacco di cose per creare insomma delle cosine. Si parla per lo più di segnapagina, ecco, perché non lo so, mi è venuta questo lapsus di creare segnalibri e insomma li sto creando. Ovviamente i primi fanno un po' lasciano il tempo che trovano, però comunque man mano oddio, non sono tantissime, sono tipo 5 o 6, però comunque la differenza tra il primo e l'ultimo è già netta e man mano insomma si migliora. Mi è venuta questa tra virgolette mania, questa passione, così insomma, perché voglio creare, voglio utilizzare le cosine che ho lì e creo. Allora, vi faccio vedere, partiamo da questo. Allora, questo album qua, forse alcune di voi l'avranno già visto nelle storie di Instagram. È un album insomma di foto che riguarda il battesimo di Rebecca. Erano già in un album di quelli che si comprano, però ho detto vabbè, voglio, ecco ragazze, qua si è già rovinato, vabbè, voglio, lo sistemerò, magari ci darò un filo di colla vinilica e vediamo. Voglio comunque che gli resti un ricordo un po' personalizzato, non il classico album che si compra 10, 20, 25 euro, quello che è, dove si mettono dentro le foto e via. È un album insomma all'interno, e così ovviamente non vi posso far vedere tutte le foto, e praticamente ogni foto, vedete, potete intravedere, è decorata con un tema suo, con un tema, con una fantasia diciamo della foto singola. E vabbè, ho utilizzato insomma diverse carte, diverse cartoncini eccetera eccetera, tutto colorato come vedete, e ho utilizzato questo fiore in feltro e insomma ne sto ideando uno anche per i ricordi dell'estate, uno per l'album nascita eccetera eccetera, no? E questo appunto, però ecco, questo già mi ha fatto capire che devo utilizzare fogli di cartoncino più spessi, altrimenti non si sarebbe, penso, rovinato qui, però fa nulla, vedete qua c'è la foto unicorno eccetera eccetera. Ve ne faccio vedere una, vediamo se faccio vedere l'ultima, dai, è che comunque ci sono anche terze persone, quindi non voglio, insomma, vabbè, questa qui era torta, questa qui insomma era la sua scarpina, e appunto l'ho decorata con dolcetti, caramelline eccetera. E ogni foto ha il suo colore, vedete, c'è il rosa, l'azzurro, il verde, il giallo, il bianco, e ogni foto appunto ha il suo tema. E questa è stato un esperimento, è venuto carino e ho detto utilizziamolo appunto per metterci le foto, e le foto le abbiamo messe, peccato per qua, ma magari quasi quasi potrei metterci un filo di un nastro di o di stoffa o di washi tape, insomma, ecco. E questo è semplice insomma, e ne sto appunto ideando un altro tema mare, insomma, con appunto le fantasie del mare, appunto fatto a conchiglia, diciamo. Questo ho preso ispirazione appunto da video che ho già visto e nulla. Poi vabbè, vi faccio vedere questo adesivo, questo segnapagina specie shaker, che è stato il mio primo shaker, che avete trovato appunto in tantissimi video della decorazione agenda, però adesso l'ho accantonato un attimo, e appunto se avete visto l'ultimo video decorazione vi faccio vedere appunto dopo quello che sto utilizzando adesso nell'agenda. Poi altra shaker, questa qui di San Valentino, appunto era all'interno della settimana di San Valentino, questa shaker con dentro i cuoricini, qualche glitter su queste fantasie di carte. Poi questo praticamente un segnalibro fatto a, qua iniziano appunto i segnalibri, ma anche questo può essere tranquillamente un segnalibro, vabbè, con la foto di un micetto su uno sfondo color Tiffany, qualche glitter e qualche pallina fatta con quella
specie di penna che appunto vendevano il set da Lidl, e poi appunto col suo fiocchetto sull'arancione e queste perline colorate. Poi questo vi faccio vedere, questo è uno semplice così carino, però ecco qua si è vista già la differenza di materiale che ho utilizzato, a differenza comunque di questo che è molto molto flessibile, molto molto leggero. Questo è molto molto più resistente, molto più rigido, perché appunto ho utilizzato un'altra tipologia di cartoncino, e quindi questo comunque mi fa capire, mi fa arrivare comunque allo spessore ideale, alla grammatura ideale per fare appunto il segnalibro. E nulla, vabbè, già su sfondo stellato ci ho aggiunto qualche stellina qua e là e questa specie di grechina con le perline argentate. Comunque vabbè, sono semplicissimi, però comunque voglio fare qualche esperimento. Poi altro segnapagina, un po' quello che vi dicevo prima, che lascia il suo perché, diciamo. Questo qui giallo con, vabbè, una frase, con dentro questi corallini qua, farfalline, perline, eccetera, eccetera, e il suo nastrino fucsia. Anche questo comunque vedete che ho utilizzato un cartoncino, ma è molto molto morbido, insomma molto flessibile, quindi non lo utilizzerò di certo per fare questi tipi di lavoro. Poi appunto quest'altro segnalibro. Anche questo ho pensato di utilizzare dei cartoncini sopra per insomma ricoprirlo, però il cartoncino di base, questo rosa, è un foglio normalissimo e ho pensato lo uso leggero, tanto poi ci metto questi qua per decorarlo e diventa più, più rigido. E in effetti dove l'ho utilizzato è molto più rigido, sta di fatto che comunque non l'ho utilizzato su tutto il cartoncino ma solo su un pezzo ovviamente. Vabbè, comunque esperimenti, insomma sbagliando si impara. E nulla, ho decorato così con sempre il mio nastrino e la perlina. Poi questo appunto il segnalibro che vi dicevo del attuale della mia agenda è questo qui col nastrino rosa, le perline blu e rosa. Qua è passata la bimba, se si vede, perché è tutto strappato, però ho voluto rimetterlo lo stesso. Anche qua, se vedete, è crepato. E questo shaker, insomma, molto carino, se non per le troppe pagliuzzine che ci ho messo. Secondo me ne ho messe troppe e offuscano gli oggetti all'interno, quindi la tartaruga e il cavalluccio, che secondo me sono usciti anche carini, però dovevo appunto mettere pochi glitterini, insomma, poche pagliuzzine, però comunque shakerà bene, mi piace. Questo forse è diciamo, il segnalibro, chiamiamoli così, più carino che mi è uscito. Bello. Poi, finiti il segnalibro, ho appunto voluto creare, diciamo, questa calamita con appunto il disegno dell'unicorno, con la calamita che appunto c'è, quei fogli di calamita. Insomma, l'ho fatta con le penne glitter. E niente, poi come ultima cosa appunto ho ideato questa specie di notebook, non so come vogliamo chiamarlo, fatto appunto a libricino. All'interno c'è una bustina, una specie di bustina, una penna, un blocchetto di post-it, insomma un adesivo fatto a scritta con questo sfondo rosa a quadrettoni. All'esterno si presenta con questa fantasia di rose, farfalle, fiori, eccetera. E anche da questo lato poi appunto la penna. Così. Ecco, questo è un altro mio piccolo esperimento che ho voluto fare. E qui ho utilizzato proprio il cartoncino, se vedete, molto più spesso. Infatti è bello rigido, è bello resistente e mi piace moltissimo. Niente, questo appunto presumo di utilizzarlo magari anche più in formato più piccolo, comunque dato che mi sta uscendo abbastanza bene, perché comunque è dritto, è resistente col cartoncino che ho utilizzato, eccetera eccetera. Vediamo se appunto riesco a fare qualcosa di un po' più carino per poi appunto mostrarvelo. Niente, queste sono le mie piccole creazioni, fatemi sapere quello che pensate perché ci tengo tantissimo.
E niente, se appunto vi piacciono, se vi interessa, magari non lo so, una volta al mese vi posto un video dove appunto vi faccio vedere le mie creazioni del mese che faccio, insomma, niente di particolare come avete potuto vedere, perché alla fine sono cose semplicissime, però comunque mi diverte tantissimo a farle, mi rilassa tantissimo e quindi le faccio perché mi piace farle, anche se magari possono sembrare anche bruttine, perché alla fine, detto sinceramente, questo non è che mi piaccia tantissimo, però vabbè, insomma, mi è piaciuto farlo, mi sono divertita, mi sono rilassata e queste sono le mie creazioni. Appunto, fatemi sapere, mi raccomando, e intanto ci vediamo al prossimo video. Ciao.